Dunque, primissima mod per fase lunare shapeshifter. Dunque, ho tirato fuori dal pulsante del play un voltaggio che mando a un jack. Questo voltaggio è abbastanza basso, però è sufficiente per riuscire a pilotare un sequencer nel modulare. In questo caso l'ho mandato su un Antumbra Rotate, che viene quindi syncato con il clock che esce dalla shapeshifter. Antumbra manda i segnali a un ornament and crime per quanto riguarda il CV in uscita, va a cloccare a sua volta un inviluppo, un doofer banalissimo che va a sua volta poi a pilotare una VCA e a pilotare un ring per quanto riguarda l'altezza dei suoni. Il suono ring, in questo caso di Braids, è modulato ulteriormente da un paio di LFO. Vediamo cosa succede se mandiamo in play soltanto la shapeshifter e mettiamo in mute, teniamo in mute il Braids. Qui ovviamente c'è una banalissima sequenza che ho programmato sulla shapeshifter. Metto il filtro tutto chiuso sulla shapeshifter in modo da non sentirla praticamente più. Mando in play, come vedete si sente probabilmente appena appena in sottofondo. Abilito il Braids e questo è il suono che esce dal Braids syncato con shapeshifter. Proviamo entrambi insieme. Solo sui shapeshifter con il Braids syncato e sequenziato. Spero che renda l'idea. Ciao ciao!